da Abraham perché anticipato. Così viene chiamato in Spagna il passaggio a rimorchio per la conclusione direttamente in porta, quello che è seguito Zaniolo al termine di un gran dribbling di pura forza, sguardo in mezzo, Abraham non ci arriva e c'è la deviazione per il terzo corner giallorosso. Da questa bandierina va sempre Pellegrini. Prima il sinistro al volo di Dybala, fuori. Difficile, è stato sottoposto Dybala, ma è uno schema. Abbiamo capito da quando Pellegrini ha fatto cenno agli altri che hanno seguito tutti lo stesso movimento per far collassare la difesa e liberare ulteriormente la posizione di Dybala, che ha effettivamente nel colpo uno dei pezzi forti del proprio repertorio. Mazienko su d'accordo, Bonda accende con Oppia, per ora la Roma sceglie di attendere anziché cercare un recupero palla alto. Riesce Mancini su Mudrik, arriva che la comfort zone, lo Shakhtar non ha molta difficoltà a palleggiare. Ora parte Abraham, Spinazzola, Zaniolo, sganciato Vigna, finta e controfinta di Zaniolo che va via, ancora Zaniolo, cross basso, Abraham per liberare la luce di tiro, Vigna non se la senti cacciare col destro, Pellegrini, uomo addosso, non può completare ma allarga. Celik, Pellegrini. Zaniolo, Dybala sullo strettissimo per Abraham, arriva Pellegrini! Olimpico, 19 sul cronometro. Ecco qui Pellegrini per Zaniolo, per Dybala, per Abraham, quindi Pellegrini, i Fab Four al lavoro. L'1-0 della Roma, l'hanno toccata tutti e quattro, l'ultimo Pellegrini, forte, teso, sotto la traversa, 1-0. C'è il continuo interrogativo sulla presenza di tutti e quattro gli attivi di José Mourinho contemporaneamente.